Ciao, se stai guardando questo video è perché hai cliccato sul canale di Black Arrow e ti chiederai chi è questo tizio che fa i video e che cos'è questo canale, cosa ci troverò dentro. In questo video troverai tutte le risposte a queste domande. Anzitutto mi presento, sono Alfredo Mangano, ho 24 anni e sin da bambino ho una passione spasmodica per il mondo delle auto e delle corse. I miei genitori mi raccontano che da piccolo riuscivo a riconoscere marca e modello di ogni auto che vedevo. Una passione che ho cercato di coltivare ma che non ho potuto portare fino in fondo perché, lo sappiamo bene, se seguite un minimo il mondo del motorsport sapete purtroppo bene che il motorsport è uno sport costoso. I miei genitori sono due dipendenti pubblici ma non sono l'unico in famiglia, quindi nonostante i loro sforzi non sono riuscito a portare avanti questa mia passione, almeno fino a qualche anno fa. Ho fatto tanto nell'arco della mia vita, sia a livello sociale che non, e da quando ho iniziato a lavorare, con i primi lavoretti, prima come webmaster, poi come rider per Just Eat, poi come coordinatore amministrativo in un'azienda privata, fino poi ad arrivare ad essere un dipendente di un ente locale, sono riuscito finalmente a fare qualcosina e ad iniziare a seguire con maggior costanza questo sport. E quindi questo canale nasce proprio per questo. Voglio condividere con voi questa mia passione e riuscire a coinvolgervi almeno un minimo, poco, ma per me sarebbe già un grande successo, in quella che è una delle mie più grandi passioni in assoluto: correre. Sto iniziando con il karting, rental karting, ma voglio arrivare oltre il rental karting e già per il prossimo anno vorrebbe esserci qualcosina, ci vorrebbe essere qualche update, mettiamola così, e voglio farlo assieme a voi, voglio migliorarmi perché sono consapevole che per essere bravi bisogna iniziare sin da piccoli. Io non l'ho potuto fare, ma adesso voglio migliorarmi quanto più possibile e arrivare il più lontano possibile. E voglio migliorarmi assieme a voi, perché credo che per migliorarsi servano i giudizi, i consigli di persone terze, di persone esterne, che ne capiscono più o meno, vedendo quello che faccio, quindi guardando gli onboard, guardando come sto in pista, e da lì assimilare tutto e riuscire a portarlo in pista. Ci sono degli obiettivi? Certamente sì, il mio sogno è quello di arrivare a poter guidare un'auto formula di qualunque tipo, ho in mente qualche categoria, ma vedremo nel tempo se questo sarà possibile e fattibile, e credo che potrò riuscire ad arrivare a tutto questo solamente assieme a voi. E questo canale nasce anche per questo, per raccontare questa mia avventura e vedere quanto più lontano posso arrivare. Cosa troverete dentro questo canale? Non solo questa mia avventura, ma anche video recensioni, che è anche un'altra mia passione, principalmente di auto, ma possibile che non sia solo questo, e altri contenuti vari che sono in questo momento allo studio. Insomma, voglio portare davvero tante cose su questo canale, tanti contenuti, e spero che vi piacciono, che vi coinvolgano, e spero di farlo soprattutto assieme a voi. Quindi, benvenuti nel mio canale, io sono Alfredo Mangano, Black Arrow, un giorno spiegherò anche perché questo nome, e spero vi piacciono i contenuti che vi porterò. Buona permanenza, lasciate un like se vi piacciono i video, in alto trovate i link ai profili social Instagram e Facebook per il momento, e niente, ci vediamo nei prossimi video. Benvenuti nel mio canale. Attimo, sentirete questo audio anche in maniera diversa, credo. Ho dimenticato di dire una cosa fondamentale, che è uno degli obiettivi di questo canale: tentare di rendere il motorsport più accessibile. Farò poi un video dedicato su questa cosa perché è un argomento, mi rendo conto, molto complesso, però uno dei miei sogni è anche quello di rendere il motorsport più accessibile, e questo avviene se più persone si avvicinano appunto ad uno sport. Più persone si avvicinano ad uno sport, più i costi si abbassano, più questo diventa accessibile, più giovani talenti hanno la possibilità di esprimersi. Che è un po' quello che avviene nel calcio. Il calcio non fosse stato così accessibile, magari non avremmo mai avuto un Ronaldinho o un Ronaldo o tantissimi altri. Ecco, io mi chiedo quanti piloti ci siamo persi per strada per delle barriere all'ingresso di questo sport davvero talvolta
troppo alte, tanto alte. È un argomento complesso, ma io con il mio piccolissimo vorrei provare a cambiare tutto ciò per far sì che altri abbiano la possibilità di poter vivere la gioia e l'emozione di seguire una passione, magari poi sono anche dei talenti che danno un valore aggiunto non solo al motorsport ma alla collettività tutta. Noi siamo fatti per vivere emozioni, diceva qualcuno, e credo che vivere queste emozioni sia quello che poi rende particolare e differente la nostra vita e la nostra permanenza su questo pianeta. Detto ciò, ultima recitazione che volevo fare, iscrivetevi al canale, come vi ho detto prima, link social qui, mettete mi piace, iscrivetevi, insomma tutte quelle cose fantastiche, e ci vediamo nei prossimi video. Stavolta davvero ciao!